Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahedin, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono su 7 Day to Die ragazzi, sono ritornato perché l'avete chiesto voi e sono felice di questo. Praticamente sono ritornato perché abbiamo totalizzato 50 pollici in su e sono veramente contento, significa che questa serie vi sta piacendo e io sono molto contento di questo, sono veramente contento e vi ringrazio. Allora, siamo appena respawnati con il nostro nuovo personaggio. Guardiamo un attimino, prima cosa me lo sono scelto maschietto questa volta, sperando che porti fortuna. Siamo respawnati in culo al mondo, praticamente a sud qui. Quindi dobbiamo dirigerci verso queste grosse case, insomma. Ok, iniziamo subito il viaggio. Iniziamo questo viaggio con la consapevolezza, con praticamente senza niente, ma con l'esperienza che abbiamo maturato nelle altre partite. Quindi sappiamo benissimo cosa ci può essere utile. Del legno, per esempio. La prima cosa da fare è cercarsi di procurarsi del legno, in modo tale da poter costruire degli stick e degli shepherd stick che servono per delle armi, per tante cose. Anche se sinceramente ai programmatori io suggerirò di non far abbattere gli alberi con le mani, perché mi sembra veramente un po' esagerato. Cioè, insomma, mi sarebbe piaciuto un pochino più di difficoltà, nel senso magari perdere un po' più tempo e riuscire a procurarsi un'arma prima di fare questo e non spaccarlo con le mani, perché mi sembra un po' assurdo. Però è importante all'inizio lootare. Abbiamo detto nel nostro programma, la prima cosa è quella praticamente di cercare degli oggetti fondamentali, lootare tutto il possibile, gli elementi principali che sono l'acqua e il cibo, e quindi lo trovate in sostanza molto spesso nelle città. Questa cos'è? Una pompa di benzina? Non bello. Praticamente le trovate molto spesso nelle città, nelle piccole città, nelle case, insomma. Siamo stati un po' sfigati perché il nostro primo respawn ci è capitato nel deserto, quindi sarà un po' difficile trovare qualcosa di positivo. E vediamo un attimino, insomma, ci facciamo una strada tra... Cerchiamo di entrare di qua, così cerchiamo di non dare sospetto agli zombie che potrebbero abitare questo posto funesto, brutto. Siamo praticamente in una specie di deposito, ragazzi, inquietante, ma è un deposito bruttissimo, ci sono molte macchine però, eh. Oh là là, guardate che meraviglia, questo è un lutone si chiama, quindi già abbiamo un fucile a pompa, che bello. Questo non ce ne facciamo niente, lo rimettiamo a posto. Ok, ok, ok. C'è un'altra macchina, ma cosa ci troviamo? Altre cose carine, una pistola. Bene, io direi di non sprecare subito tempo e passare alle manie di forte, così liberiamo la zona da questi mongoloidi. Mamma mia, mi sembra un membro che... la miseria. Un attimo esagerato, è saltato... Ok, cerchiamo di capire chi è questo. Viene il tempo di zoom, che detto, oh, questo corre pure. Vabbè, cerchiamo di capire un attimino se c'è qualcosa di positivo qui. C'è un'altra macchina, che possiamo, sinceramente, va. No, questa non lo voglio. Sto costruzione della macchina non so proprio cosa fa. Ah, tante belle cose, quindi scrap metal. È molto importante, ragazzi, anche lo scrap metal. Dicevo, ritorniamo al nostro programma e non ci distraiamo. Che cosa serve all'inizio? Aia. Cosa serve all'inizio? Serve praticamente cibo e acqua, le cose assolutamente principali. Ma è importante prendere gli scrap metal, perché così possiamo costruire del ferro e costruire le prime, diciamo, rudimentali armi, che sono praticamente asce, bocconi, mantelli e magari porte di ferro per blindarsi da qualche parte. E quindi avete rotto le scatole, ma quanti ne siete? Va bene, quindi è importante capire
e muoversi velocemente, perché la mattina, ricordo, mentre gli zombie sembrano dei stoccafissi e si muovono lentamente, di sera le cose iniziano a essere molto più complicate. Quindi il consiglio è quello di mattina di muoversi per recuperare del materiale, mentre la sera cercare di rifugiarsi in un punto strategico abbastanza alto, dove insomma è possibile nascondersi, perché gli zombie diventano voraci, corrono, sono terribili. Porca miseria, stiamo andando giù pesante qua, abbiamo spaccato mezzo mondo. Che vuole questo? Che cazzo fa? Sta rompendo. È impazzita, questa qui era letteralmente impazzita. Stava rompendo non so cosa. Boh. Va bene, io direi passiamo subito. Sono le 11:52 del primo giorno. Cazzo, come mi piace far esplodere le cose. Sono uno stronzo, lo so. Allora, andiamo avanti. Proseguiamo per questa strada. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Dobbiamo salire verso questa specie di fabbrica. Ok, andiamo. Forse potremmo tagliare per i boschi. Va bene. Importante, la fase 1 è quella proprio di recuperare materiale, quindi acqua, cibo, munizioni e armi. Ovviamente se trovate munizioni prendetele, non le lasciate lì perché tanto prima o poi un'armetta viene fuori. Ed è importante costruire le prime cose fondamentali. Vediamo un attimino, facciamo delle casse, poi dalle casse delle tavole di legno, e questi sono degli stick. Gli stick li dividiamo perché è molto importante con gli stick. Qui facciamo riusciamo a fare forse un po' di lingotti. Ok, prendiamo un po' di lingottini. Sento nel frattempo qualcuno che ci vuole ammazzare qua. Subito ci seguono, non perdono tempo, eh. Non possiamo neanche fermarci un attimo per lootare. Subito cercano di morderci le chiappe. Bene, muoviamoci velocemente. Volevo farvi vedere. Ah, qui. Dai, benissimo. Mamma mia, quanta roba buttata qui. E ci stiamo dirigendo, ok, verso quel posto lì. Va bene, sono le 12 e l'una quasi. Volevo iniziare a farvi vedere cosa fare. Quindi abbiamo costruito del ferro con gli scrap metal. E ora che cosa facciamo? Prendiamo gli stick e ci costruiamo per prima cosa un'ascia, che è fondamentale. Quindi posizioniamo gli stick e no, forse c'è bisogno di meno ferro, quindi uno stick e lo mettiamo qui. Eccola qui. Ed è molto importante, ragazzi, l'ascia, perché possiamo tagliare ovviamente con molta più velocità le cose. Tagliare il legno, guardate. Viene giù l'albero. Il legno è fondamentale, ragazzi, fondamentale, perché ci possiamo fare tante cose, tanti oggetti vengono craftati col legno, quindi è importante. All'inizio direi, se non riusciamo a fare purtroppo anche il piccone, è molto importante con gli stick costruire insomma, aspettate, questo lo buttiamo. Mettiamolo qui, non me ne frega. Ecco, gli sharpened stick. Questi qui praticamente sono fondamentali perché ci permettono di costruire gli wood spikes, che sono praticamente delle armi da difesa, secondo me, ma sono veramente molto potenti. Fanno veramente molto male. Se ci barichiamo in casa, io suggerisco di farne almeno 11, così ce ne abbiamo un bel po'. Se ci barichiamo in casa, perché fra poco diventa buio, andiamo da qualche parte, possiamo usare questi wood spikes praticamente per difenderci. E gli zoom, quando ci finiscono su, ragazzi, muoiono quasi subito. Sono molto. Infatti dovete stare attenti anche molto voi, perché questa roba qua fa veramente male. E come vedete abbiamo costruito anche questi. Vedete, qui fanno un male bestiale queste punte di legno che fanno strage di zombie. Sono un'arma, secondo me, sia difensiva che offensiva, perché se la schiaffi sotto i piedi di qualcuno, vi faccio vedere se troviamo uno zombie, gli fate veramente male. I valori vitali sono fondamentali, non vanno mai sottovalutati. Infatti io direi adesso di mangiare e di bere, perché
Vedete come sale subito l'energia e il mangiare. Ok, forse dobbiamo mangiare anche qualche altra cosina. Nel gioco ufficiale, nella versione definitiva, dicono che addirittura i parametri vitali, se non curati correttamente, vi potrete ammalare. Quindi diventa ancora più interessante la cosa. Sempre più interessante e divertente. Quindi è importante far bere ogni tanto e far mangiare il vostro personaggio. Ah, che fortuna. Bene, due scatolette di mangiare. Ci siamo quasi, ragazzi, siamo arrivati. Sono le 14:41 del primo giorno su 7 Days to Die con Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Vi ringrazio tantissimo di averci dato questa grande opportunità di giocare ancora insieme. Vediamo un pochino, qui c'è una torcia, potrebbe esserci utile, e dell'acqua. L'acqua abbiamo scoperto che è veramente fondamentale. E là là, c'è, ragazzi, c'è veramente tanta roba, tanta roba. È una fabbrica praticamente. Un fabbricone. Qui ci abbiamo preso dei caricatori per un mitragliatore. Noi ovviamente non ce l'abbiamo il mitragliatore, ma lo prendiamo subito. Vediamo un po'. E caricatori, fantastico. Abbiamo una pistola di riserva. Vediamo un po' se abbiamo due scrap metal. Peccato, perché volevo quanto prima. Ecco qui, tre scrap metal, forse ce la dovremmo fare. Forse, no, mi sembra se ce ne vogliono quattro per il balcone. Controlliamo un attimino, vediamo se... Allora, uno, due, tre. Un lingotto di ferro, scusate. Dov'è? Allora, volevo fare il piccone. Piccone, piccone, non c'è pickaxe, non c'è ancora, quindi non lo possiamo ancora fare. Va bene, c'è qui, praticamente siamo capitati in un fabbricone, credo che... Qui dobbiamo assolutamente... Nulla là, mitragliatore, caricatore, veramente... C'è della benzina che può essere utile perché se troviamo... Che figata, cos'è? Ah, non si può salire, mamma mia, è altissima questa torre. Bellissima, però purtroppo non ci possiamo salire su. Dobbiamo capire... Che dobbiamo proprio rischiare un pochino, cavolo. Dobbiamo un attimo rischiare, non so cosa volete, perché entrare dove ci sono i zombie non è proprio bello, però. Bene, sento un casino della miseria, però interessante qua. Mettiamo l'acqua. Oh, buono per mangiare. Porca vacca, ragazzi, stanno quasi mangiando il culo. Porca, oh, sono incazzati neri. Cioè, tu non dovresti non poter... Non dovresti correre, disgraziato, giusto? Scrap metal, bene. Andiamo su, qua. Stiamo salendo su questa... Andando all'avanscoperto di questi... Non so, sicuramente qui. E siamo su, ma... Oh mamma mia, che c'è qua? Ok, lo faccio per gli scrap metal, ragazzi. Una strage. Oh merda. Ok, scrap metal a volontà, infatti. Volevo proprio prendere questi. Sono fondamentali perché devo farvi vedere. Ehi, mi è partito il colpo. Praticamente. Wow! Auger, che non so cosa cavolo sia, però. Lo proviamo subito, ragazzi. Non so che cavolo sia questo coso qua. Minchia, è un trivellone, ma funziona? Mamma mia, quanto funziona bene questo coso. Va bene. Andiamo a vedere. Non c'è niente di importante. C'è uno zainetto. Bene. Si può salire, vediamo un po'. Ok, ho fatto una brutta fine perché si è capitato contro Mugia. E...
qui non c'è niente di buono. Scendiamo, aia! Ok, c'è una scaletta, andiamo un pochino. Questa fabbrica è enorme, ragazzi, è veramente enorme. Ehi, ci sono un sacco di zombie lì su. Io penso sono 17:45, molto male, siamo in ritardo sulla tabella di marcia, dobbiamo assolutamente rifugiarci da qualche parte. Ho paura di passare su quelle cose che ti ammazzano in un nanosecondo. Ah, scrap metal, bene. E una scatoletta di tonno, credo sia. Ok. Ok, dai. Dobbiamo salire. Dai, vieni giù, imbecille, devo venire a prenderti io. Ecco, l'abbiamo un attimino smaciullati, ragazzi. Questa è la nostra zona. Qui nessuno di voi ci dovrà venire, quindi cerchiamo di essere furbi. Mettiamo, iniziamo a preparare un po' di trappole, perché così possiamo praticamente prepararci per la notte qua, che la vedo veramente dura su questa cosa qua. Una spada di metallo, wow. L'ho preso, ma non so che cosa essere qui. Devo stare attento perché qua si può cadere sotto. Uno, altro scrap metal. Benissimo, così possiamo fare tanto ferro. Adesso credo che siamo in grado di poter costruire il nostro piccone, credo. Vediamo un po' se c'è, se c'è. Dobbiamo costruire, prima cosa fare un po' di ferro. Ok, ok, questo va bene. 5 di ferro. Vediamo un po' se riesce. No, eccolo qui, pickaxe. E questo è uno degli elementi anche molto 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 importanti. Molto importanti perché ci permette di frantumare le cose, di spaccare subito le pietre, le rocce. Quindi vanno utilizzati di 3 stick in più il ferro. Quindi 1, 2, 3, 4. Eccolo qua, piccone bello. Fondamentale, ragazzi, fondamentale veramente. 1, 2, 3, ultimo, eccolo qua. Ce ne abbiamo ancora un altro. Benissimo. Siamo qui, ci stiamo preparando per la notte. Bisogna un attimino che mangio. Ok, devo mangiare ancora. Un poco d'acqua che mi farà sicuramente bene. Ecco, guardate come sale tutto. E le tenebre stanno arrivando, ragazzi. Le tenebre stanno arrivando. E io direi addirittura di preparare qualcosina. Volevo farvi vedere. Se non sbaglio qui ci deve essere un campfire, se non sbaglio. Eccolo qui, sì, possiamo utilizzare questo. E se non sbaglio uno stick, sì. Ecco, così. Così praticamente non saremo da soli, saremo in compagnia. Ecco qui. L'abbiamo messo qui e adesso un'altra cosa fondamentale con gli stick da preparare. Praticamente delle torce. Le torce sono fondamentali perché altrimenti come si fa? Ecco qui, mettiamo queste. Le torce sono importanti perché mi cago sotto al buio, più per me che per loro. E accendiamo anche il nostro campo. Benissimo, diciamo che questa notte del primo giorno possiamo, la passeremo qui. Non riesco a salire, quindi porca miseria, sarei ancora più sicuro se riuscissi a salire lì. Ladder, ecco, forse riusciamo a fare qualche altra cosina giusto per farvi vedere. Con gli stick possiamo fare delle piccole scale che ritornano sempre molto utili. Ecco qui, guardiamo un pochino e vediamo. Ecco qui, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vediamo un po'. E si sale su, ragazzi, e questo è il bello di questo gioco. Puoi craftare qualunque cosa ti sia utile. Benissimo, ragazzi, io direi che le tenebre stanno calando e il primo giorno, sono le 20:36,
per non far venire questo video troppo lungo, direi che la prima notte su 7 Day to Die in Arizona, in questo posto abbastanza ostile, lo passeremo sul tetto di questa fabbrica per poi dirigersi verso il deserto e per arrivare in quelle ville, a queste case qua che vedo dire Svil voleva andare. Vabbè, comunque un passo alla volta, ci dirigeremo prima nel deserto pure per vedere il bioma com'è. Vi ringrazio ragazzi, con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao.